Com'è oggi la situazione in generale, a Teheran almeno, quello che vedi tu tutti i giorni? Sì, quello che vedo io tutti i giorni lascia praticamente, ci sono dei segnali contrastanti, in questo caso chiaramente parlo da parte del governo, delle autorità, perché da una parte ci sono delle aperture, quelle che forse anch'io mi aspettavo, cioè forse molti attendono, delle aperture, di cose che succedono, che in passato non accadevano per niente. Esempio, un programma che ora viene diffuso e diramato attraverso la rete interna, cioè televisiva di un sistema iraniano che abbiamo, che è una sorta di Netflix nostro. C'è un programma molto seguito in questo momento dalla gente, in cui per la prima volta dopo la rivoluzione, tu vedi degli attori che cantano e ballano. Chiaramente sai che il ballo è qualcosa assolutamente proibito, non esisteva almeno nelle trasmissioni televisive. È un quiz in cui si ha a che fare con il canto, quindi certe volte all'improvviso, con mio grande stupore, vedevo questi attori che alzano, si mettono a ballare, cantano, eccetera. Ci sono delle aperture in questo senso, come anche a livello della città, cioè in alcuni quartieri di fatto non c'è più una sola donna che porti il velo, e si va anche oltre, cioè non è la questione del velo, inizi a vedere anche, che ne so, qualche ombelico, qualche, non so, vestito un po' più estivo, anche perché era stagione. In altre parti della città vedi però la polizia che blocca la gente, che ne so, all'ingresso della metropolitana o nei centri commerciali. Io credo che sia il segnale che comunque ci sono due anime anche all'interno della stessa amministrazione. Da una parte vorrebbero, soprattutto con questa questione del velo, comunque essere più permissivi, almeno una parte, secondo me, si capisce bene che è questa la linea, e una parte magari no. Non solo non vorrebbe essere permissiva, ma addirittura fare passi indietro, cioè tornare ad anni ancora più del passato, forse del periodo subito dopo la rivoluzione. Di questo si è parlato anche nella campagna elettorale. Sai che ci sono state le iscrizioni per le prossime elezioni parlamentari che saranno questo inverno, e ci sono due linee, praticamente due grandi linee anche lì. Ad esempio, Kalibaf, che parla di un cambiamento, lui descrivendo i fatti che sono accaduti, quelli proprio di cui parlavi tu, il fatto che c'è stata la tragedia e la morte di Mahsa Amini, ciò che c'è stato dopo, le proteste, eccetera, Kalibaf così le ha commentate. Sì, fatti dispiacevoli, che però ci hanno fatto capire delle cose e che porteranno a un progresso dell'Iran, questo discorso ufficiale che lui ha fatto. E invece l'altra parte, che sono sostenitori dell'attuale amministrazione, Raisi, hanno detto che no, questi fatti sono stati, diciamo, proteste di gente che ha violato le leggi, non vuole rispettare le leggi della nazione. Comunque è stato commentato con qualcosa di unicamente negativo e un qualcosa da lasciar stare, da mettere da parte, mentre c'è quindi anche alle prossime elezioni parlamentari una formazione che ufficialmente dice no, è un qualcosa che è stato dispiacevole, ma ci ha dato dei messaggi che ci aiuteranno a costruire un Iran migliore. Anche a livello proprio pratico della vita di tutti i giorni, credo che stiano arrivando questi segnali in due diverse direzioni. Poi in realtà anche la gente, credo, in questo momento stia cercando di capire, forse dovremo vedere cosa succederà alle prossime elezioni, perché c'è una parte che invita a un generale astensionismo alle prossime elezioni, c'è una parte che dice eh no, andiamo a votare per questa parte che praticamente sostiene una riforma anche delle leggi praticamente sui costumi, su quello che è, e quindi dovremmo vedere come progredirà la situazione nei prossimi mesi. Però
posso dirvi in piena sincerità che arrivano questi segnali contrastanti, cioè da una parte perché uno magari un giorno va in un quartiere e dice ah ma com'era, allora guarda che cioè, si sta andando in una buona direzione, poi va da un'altra parte della città e invece vede che lì sta succedendo qualcosa che ricorda, che ne so, gli anni 80. E allora sì, non si può dare un giudizio generale. Ci sono queste due, diciamo, correnti in questo momento che si fanno vedere anche a livello politico, cioè parlano e si fanno anche sentire. E per quanto riguarda poi, appunto, ne abbiamo parlato, tra circa una settimana ci sarà praticamente l'anniversario, appunto, della tragica morte di Mahsa Amini e soprattutto dall'estero se ne parla molto, eccetera. Non si sa ancora se in Iran la cosa verrà ricordata, non verrà ricordata, ci saranno delle manifestazioni, non ci saranno, però ripeto, ci sono questi elementi contrastanti. Tu sai che l'Iran è caratterizzato da molti anni da queste contraddizioni. In questo periodo, su questa cosa appunto delle libertà delle donne, forse si sono fatti anche più, diciamo, più visibili questi contrasti, perché è molto forte, nel senso Certo, è una che cosa poi molto visibile come. non si capisce bene dove si andrà, a cosa si arriverà, eccetera, però questo contrasto forte in questo momento c'è. Io mi auguro Altro. che porti comunque a un progresso, un arricchimento di quello che è il nostro paese.